sto guardando la risonanza. Ok, faremo tutti i vari test per il menisco e cerchiamo di valutare la salute del menisco e del ginocchio nella sua completezza. Ah, questo muscolo dovrebbe essere una roccia, io non dovrei neanche muoverlo. Siamo sull'inserzione della zampa d'oca, di qua molto meno. Sì. Rilassato, bloccata. Sulla terza, morbido. Ok. Buongiorno a tutti, oggi sono con Daniele che è venuto perché ha subito un intervento di sutura del menisco interno destro, giusto? Sì. Vuoi raccontarci un po' la dinamica? Parla con me. Ok. Vuoi raccontarci un po' la dinamica dell'infortunio, come te lo sei rotto? Me lo sono rotto giocando a calcio. Mm-hmm. E ho fatto un appoggio. Su che superficie? Un campo sintetico. Ok. Ho fatto un appoggio sul piede destro. Mm-hmm. E ho caricato troppo il peso e ho sentito una piccola, diciamo, un piccolo dolore. Ok. Non gli ho dato. Ma era un cambio di direzione? No, semplicemente un appoggio senza rotazione. Ok. Quindi ho appoggiato e poi. Mm-hmm. Ah, quindi era un cambio di direzione? Sì, un cambio okay. di direzione. E ho sentito un piccolo dolore, però non gli ho dato tanto peso. Mm-hmm. E poi nel tempo ha cominciato a darmi fastidio, quindi ho fatto una risonanza magnetica e l'ortopedico ha deciso di operarmi. Di operarti? D'accordo. Quanto tempo è passato dall'intervento? Un anno e mezzo. E ancora ti dà fastidio? Un po' sì, mi dà fastidio. Fammi vedere esattamente dove senti il dolore. Allora, qua davanti, uh-huh. in questa parte laterale e ogni tanto dietro nella parte... Sava San Via. D'accordo. Allora, mi hai portato delle risonanze, io adesso le vado a vedere di là. Nel frattempo ti faccio togliere le scarpe, l'orologio, la maglietta la tieni e vediamo un attimino poi dopo come fare per aiutarti, okay, d'accordo? Perfetto. Ottimo, let's go. Sto guardando la risonanza, sto guardando il ginocchio dall'interno verso l'esterno. Qui si vede un po' il menisco pizzicato, vediamo qua. Sì. Questo è il crociato posteriore. In buona salute, è solo un problema meniscale. Naturalmente c'è un po' di versamento articolare per il trauma. Ovviamente non la sto refertando io, è già refertata. Adesso sto guardando il ginocchio dall'alto, ok? Qui c'è il femore. Scendiamo giù. Qui ci sono i menischi, ok? Eccolo qui, la lesioncina. Corno posteriore del menisco interno. Adesso vediamo il post intervento. Ecco qui, questa è quella prima, questa è l'immagine chiave. Qui i margini del menisco sono tornati normali, significa che è stato suturato bene. Ora sicuramente il paziente ha ancora una sintomatologia presente, ma imputabile ad altre strutture. Dobbiamo capire quali e perché. Ok, faremo tutti i vari test per il menisco e cerchiamo di valutare la salute del menisco e del ginocchio nella sua completezza. Allora Daniele, ho visto le tue risonanze, effettivamente c'era un piccolo frammento di menisco che si è rotto e ringraziando il cielo hanno usato una tecnica chirurgica un po' più conservativa, nel senso che non hanno tolto il menisco, non hanno fatto una meniscectomia, ma l'hanno suturato e quindi adesso hanno, diciamo, rimarginato la lesione e dovrebbe il ginocchio stare meglio. Sicuramente se tu hai ancora un problema in termini dolorosi, in termini funzionali non ti ho chiesto, ti dà noia quando fai, non in termini dolorosi, però c'è qualcosa che non riesci a fare perché no, il ginocchio non te lo permette. No, riesco a fare tutto. Riesci a fare tutto con un po' di dolore. Un po' di fastidio. Ok, ma giochi ancora anche a calcio, hai ripreso? Sì, sì. Perfetto. Quindi adesso cerchiamo di capire cos'è che ti fa ancora sentire dolore. Okay. Io un'idea me la sono fatta, va bene? Allora, vieni sdraiato a pancia in aria. Prima di tutto, morbido, testiamo l'integrità, morbido, dei collaterali, che va bene, non hai avuto fastidi, vero? Test del cassetto per i crociati. Crociato anteriore, buono. Posteriore.
ginocchio è stabile, ok? Adesso ti punto il tallone qui, questo è una variabile del test per il poplito, il muscolo posteriore del ginocchio. Spingilo in dentro, non devi fare così, ma solamente morbido, ti faccio vedere il movimento, solamente così. Vai. Vai. Ah, questo muscolo dovrebbe essere una roccia, io non dovrei neanche muoverlo, invece nel tuo caso riesco un pochino a, diciamo, a destabilizzarlo, ok? Quindi probabilmente c'è una piccola disfunzione là dietro, che se non vado errato dovrebbe manifestarsi con dolore quando io tocco qua dietro? Sì. Ok. Testiamo anche gli altri muscoli del ginocchio sempre, i gemelli. Senza alzare il piede dal lettino, fallo strisciare verso il sedere. Ok, questo è il gemello interno, gemello esterno, stesso discorso, fallo strisciare così. Qui va bene, perfetto, vieni giù. Dritto col ginocchio, spingi su. Quadricipite lo testi, questo è il retto del femore, uno delle quattro teste del quadricipite. Lo testiamo perché naturalmente un muscolo che parte dall'anca ma viene sul ginocchio, tendine rotuleo. Testiamolo generalmente. Calcia su, sto testando tutte e quattro le teste. Spingi su. Questo è l'altro test per il retto del femore e va bene. Pancia sotto. La gamba destra è leggermente più corta, quindi lui probabilmente avrà anche un po' di fastidio qui o qui. E sopra. Sopra, ok? Siamo sull'inserzione della zampa d'oca, di qua molto meno. Sì. Forse potresti averne un po' esternamente qua. No, No. ok, meglio. Se vengo. Ah, ti posso chiedere se mi togli la cinta Sì. gentilmente? Ok, potresti avere fastidio qua? Leggermente. Di qua? No, No. ok. Potresti avere fastidio qua? Qua Sì. meno? Sì, meno. Ok. Il ginocchio in disfunzione ha iniziato a creare, siamo ancora nelle fasi iniziali, una sindrome posturale ascendente, quindi creare problemi altrove. L'altro test che dobbiamo fare per il ginocchio destro, no, parti un po' più giù, ischio crurali, fondamentale. Calcia su, spingi. No, va bene. Adesso ritestiamo il poplito anche in questo. Anzi, testiamo proprio i menischi. Per testare i menischi, menisco esterno e spingo giù. Fa male? No. Menisco interno. Fa male? No. Ok, è guarito bene. Vieni giù. Adesso, prima cosa su cui vado a lavorare io, quando ho un ginocchio che inizia a dare un po' di problemi o sindromi dolorose, è il poplito qua dietro. Dovrebbe essere piuttosto fastidioso questo. Ma tu è bravo. Ok, quando ho un poplito disfunzionale ho due riflessi secondo la kinesiologia applicata, uno su D4 dalla stessa parte, lì ero su D3, ora sono su D4, e uno su C5 dalla stessa parte, qua. Fastidio, aspetta, fastidio qua? Poco. Qua? Ok. Qua? Eccolo, ero andato su D5, quindi devo essere molto preciso. Quindi un piccolo massaggio qua. Fa Cerchiamo di sbloccarla anche. Rilassato. Eccola. Fatto male? No. Ok. Adesso, pancia in aria. Allora, perché con un cambio di direzione si fa male il menisco interno? Perché io do un appoggio così,
cambiare direzione. Così facendo è come se stessi in un certo senso chiudendo il wedge, si chiama, tra il femore e la tibia internamente per andare da questa parte, e quindi non serve una torsione per farsi male, ok? E l'infortunio non avviene quando sto cambiando direzione, ma quando mi vado ad appoggiare, perché il wedge lo chiudo in quel momento là, quando il ginocchio fa questo tipo di movimento. Ok? Perché quando io devo andare di qua, il wedge lo chiudo, il wedge è l'angolo, ok? Quindi facciamo conto che questo sia il ginocchio. Quando io mi appoggio, sto chiudendo il wedge interno. Quando io devo spingermi per cambiare direzione, sto chiudendo il wedge esterno. Quindi è nel momento in cui lui ha appoggiato, non nel momento in cui ha spinto per cambiare direzione, che si è fatto male. Non so se tu puoi confermare Sì, sì, questo. sì, sì. Ok? Adesso morbido. Come dicevo anche prima con un altro paziente, con questo tipo di adjustment si può aggiustare sia il ginocchio che l'anca. Per aggiustare il ginocchio devo contattarlo sotto, per aggiustare l'anca devo contattare sopra. Rilassato. Eccolo qua, hai sentito, eh? Si è aperto. Ottimo. Rilassato. Ok. Poi dicevamo, l'altro riflesso su C5. Quindi fastidio qua. Sì. Adesso dobbiamo un po' in inclinazione è bloccato, ma molto di più in rotazione. Vedi qua come va bene, di qua come si ferma prima. Quindi vengo ad aggiustare in posteriorità. C5 morbido, è già andato, è andato tutto. Ok. Adesso, quando abbiamo un problema col menisco interno, vieni seduto. Piega leggermente questo ginocchio, anzi così va bene anche. Ti faccio mettere, sentiamo il margine tra il femore e la tibia e andiamo, eccolo qui, andiamo dentro. Ok, tieni la calamita qua e mettici un dito dentro. Adesso io vengo sull'altro gomito in corrispondenza, quindi tra omero e l'ulna in questo caso, e dovrei trovare un riflesso doloroso qua. Sì. Fa male, vero? Senti anche com'è teso? 5 secondi di dolore che te lo sciolgo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, togliamo. Non possono andare a controllare a livello spinale i segmenti dai quali fuoriesce la radice nervosa che diventa poi il nervo che va a innervare la muscolatura del ginocchio. Quindi qui naturalmente questo è un cartellone generale, comunque L4, L5, nervo sciatico, leggiamo qua, perché poi lì dietro diventa nervo peroneale e nervo tibiale, nervo peroneale superficiale profondo e nervo tibiale. Quindi dobbiamo lavorare tra L4 e L5. Adesso andiamo a capire qual è la direzione giusta in cui applicare la correzione e quale segmento contattare soprattutto. Allora, questo è L4. Usiamo i test kinesiologici. Calcia su e sappiamo che sei forte. Vengo su L4, faccio un test generale. Calcia su e non ci dà indicazione di correzione. Faccio un test direzionale. Calcia su, va bene. Direzionale nell'altra direzione, vai. Inferiorità, aspetta. Vai. Ok. Vediamo L5, test generale, vai, direzionale, vai, vai, ok, inferiore, vai, superiore, vai. Ok, lui non risponde al test kinesiologico, potrebbe essere questo muscolo ipertonico. Voglio vedere se stimolando, morbido. Stimolandolo qua, sono sull'interno coscia e su un punto tra la spina iliaca e la quinta lombare. Calcia su, ok, giù. Calcia su. E infatti il muscolo è ipertonico perché quando do quel tipo di
di stimolo, approssimando le fibre, lui dovrebbe rilassarsi per un attimo, quindi non mantenere la correzione. Andiamo a scioglierlo. Fastidioso? No, piacevole. Che ruolo giochi a calcio? Quando adesso ho ripreso da poco a giocare a calciotto con gli amici, prima giocavo centrocampista. Centrocampista, bene. Sì. No, Ti sei fatto male a calcio o a calciotto? a calcio. Ok. Vediamo adesso. Calcia su. Adesso qua si rilassa. Ok, quindi posso rifare il challenge. Calcia su. E qua. Aspetta, ti do il via. Vai. 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 La verità dei fatti è che non c'è effettivamente un problema su questo distretto, quindi vado a controllare il bacino. Sul bacino sappiamo che c'è perché lui aveva tensione qua e tensione qua, giusto? Sì. Sì. Se io però premo qua, questo migliora. Quindi vediamo. Leggermente corta, diventa pari, viene sul fianco sinistro, aggiustiamo il bacino. Tutto a posto, Daniele? Tutto Vieni col sedere avanti verso di me. Perfetto. Eccolo, già è andato. Ok, è andato tutto, pancia sotto. C'è ancora fastidio qua? 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 poco. Poco. Cammina un po', mi dici come ti senti col ginocchio? Senti fastidi? Prova a farmi uno squat. Fastidi andando giù? Ok. Allora. Torna sdraiato a pancia in aria. Ok, diciamo, per il ginocchio abbiamo fatto il nostro dovere. Adesso faccio un check-up generale per, diciamo, metterti nelle condizioni di funzionare al meglio, quindi prevenire eventuali infortuni. Ecco qua. Questo invece lo mettiamo in prova. Fastidio così? No. Faccio un po' di più? Sì, vai, Fastidio? no, Eccolo, un po' il perone era bloccato in posteriorità. Ok, rilassato. Questa mano qua dietro. Quell'altro forse sarà un po' bloccato. Morbido. Ole. Adesso, prima abbiamo aggiustato C5 di qua, adesso sentiamo. Qua fastidio? un po' così. Abbiamo la seconda cervicale, rilassato, bloccata sulla terza, morbido. Ok. Anche il polso, eh? Libero. Mano qua. Pancia sotto. Fastidio? Sì. Sesta vertebra dorsale.
Qui? No. Qui? No. Fastidio qua? No, Qua? no, Qua? Non no. serve che aggiusti quest'altro lato, quindi vieni seduto. Girato di qua. Guarda in camera, sorridi. Bravissimo. Questo di solito si fa quando si compiono gli anni, no? Sì. Io invece lo faccio a tutti i pazienti. Ormai tutti abbiamo bisogno di una tirata d'orecchi. Mani qua dietro. Giù questo. Rilassato. Ok, dammi l'altra. Rilassato. Lascia. Ok. Piedi. Allora, girato con la schiena. Mani qua dietro. Stringi i gomiti davanti a te. Tieni stretti. Testa giù. Non camminare, ti tengo io. Ok. Mani sui fianchi. Girato verso destra. Spingi indietro il gomito contro il mio. Veloce. Ok, l'altro. Vai. Ok. A posto. Grazie. Come ti senti? Mi Bene. fa molto piacere. Ottimo, ascolta, ci sarebbe ideale, sarebbe il caso fare ogni tanto una seduta per monitorarlo, ok? Perché è vero che stai meglio, andrà ancora meglio, ma ancora non sei stabilissimo, non sei al 100%, quindi io fossi in te un ciclo lo farei. D'accordo? Poi eventualmente insomma, ci organizziamo per vederci. Va bene, D'accordo? grazie. È stato un piacere, ti puoi preparare.